Zucchine ripiene in umido. Dopo averle lavate, spuntate le zucchine e tagliatele in pezzi uguali. Ora si tratta di svuotarle con l'apposito attrezzo. Ma quello che sembra apparentemente uno scarto lo potete utilizzare per il ripieno, quindi dovrete tritarlo. Inserite anche la carne macinata e intanto preparate l'aglio. Aggiungete anche il pan grattato. E il parmigiano grattugiato. Il prezzemolo tritato. Un uovo che serve per legare tutto l'impasto. Un pizzico di sale. Anche due vanno bene. E una bella macinata di pepe. Concludete con la noce moscata. A questo punto cominciate a impastare il tutto. Per fare un bel lavoro vi toccherà usare le mani. Ora cominciate a riempire le zucchine. La tecnica è quella di tenerle premute contro il palmo della mano, in modo da poter spingere bene tutto il ripieno dentro e poterlo pressare. Come capita sempre, avanzerà del ripieno, col quale farete delle polpette. La tecnica per fare le polpette è molto semplice, bisogna farle con le mani bagnate. In questo modo non vi si attaccherà l'impasto alle mani. Premete bene l'impasto. E poi fatelo rotolare tra le mani. Il risultato sarà una polpetta perfetta. Storicamente le polpette sono sempre state un piatto di recupero. E con questo abbinamento si potevano far mangiare le zucchine anche ai bambini. Questa cosa vale tuttora.
Prendete una cipolla e tagliatela grossolanamente, non importa che sia molto fine, perché poi in cottura si scioglierà. Mettete un po' d'olio d'oliva in una padella e aggiungete la cipolla. Non importa che l'olio sia caldo, perché la cipolla non deve soffriggere, deve cuocere. Quando la cipolla si è ammorbidita, fate rosolare le zucchine ripiene. Girandole spesso. Solo quando le zucchine hanno cominciato a cambiare colore, inserite le polpette. Fate attenzione a girarle perché sono molto delicate. Comunque sia, dovranno rosolarsi da tutti i lati. Potete aggiungere anche un peperoncino. Se è secco lo sbriciolate dentro, se no potete usarlo anche fresco. A questo punto aggiungete la salsa di pomodoro. Abbassate la fiamma e coprite parzialmente. Per essere sicuri di ottenere un buon risultato, la regola è sempre quella di assaggiare. Per capire se le zucchine sono cotte, basta usare una forchetta e se le zucchine non oppongono tanta resistenza, significa che sono pronte. Se ti è stato utile, metti un like e iscriviti al canale.